La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Quante sensazioni che ho vissuto insieme a voi. Dentro questo stadio la domenica. Quante le emozioni ogni volta che lei scende in campo e dalla curva si alzano bandiere. E tutto è rosso verde. Noi siamo la Ternana, quelli come noi, orgoglio di questa città. Quelli che viaggiamo per chilometri per gridare. E allora, buon pomeriggio dal palaggiotto di Sinai per questo Cagliari Ternana. Il recupero della prima giornata del Gold Round di questa stagione di Serie A femminile. Come vedete, le squadre in campo si stanno salutando, sono appena entrate con la terna arbitrale. Ricordiamo che nell'ultima gara sostanzialmente di calendario la Ternana ha giocato sempre su questo stesso campo poco meno di due giorni fa, è andata a perdere per 3-1 contro il Sinai, l'altra squadra di casa, e quindi ha sostanzialmente a tre punti su questa classifica del Gold Round, che poi determinerà la fase di playoff. Ricordiamo che le prime quattro avranno accesso direttamente ai quarti di finale. Adesso è Taina Santo, sperrenata, poi Maite. Maite, bellissima finta di Negar, si accentra, attenzione, poi la spagnola che adesso tira, attenzione, traversa. Renata prova il tiro, la rimette al centro con Nega, bellissima azione tra le due, vuole il sinistro Nega, viene murata. Praticamente passatici il termine della sola, attenzione, Gabbi, tiro, rete. Rete, rete, rete del Cagliari. È Gabbi che ha trafitto Marika Mascia. Ancora una volta, attenzione, tiro, parata di Marika Mascia, ma stiamo rischiando davvero tanto. Adesso prova ancora l'uno contro due in fase centrale. Renata, attenzione, il tiro, ottima parata il portiere rosso-blu. Attenzione, ancora il Cagliari. Ancora il Cagliari, 2-0. 2-0. Renata prova a scattarne due, poi ne fa tre, ma però non mette in mezzo e la conclusione è fuori. Marta Peñalvel da sola, attenzione, para Marika Mascia molto bene. Riparte Renata, punta Marta, prova poi il tiro, non ce la fa, e rete. Segna Ludovica Coppari il gol del 2-1. Batti e ribatti, la palla va a finire a Gabbi, attenzione, mette dentro. Autogol della Ternana. Sembrano un pochino più rapido. Attenzione, gran tiro di Taina Santos. Pressione della Ternana che prova a risalire, allora far perdere palla al Cagliari. Questa volta, attenzione, tiro improvviso di Nega. Renata prova a provare il tiro, adesso deve mettere in mezzo. Ed è rete, prima rete di Pamela Presto in campionato. E finalmente arriva anche il gol di Pamelona Presto. E se Maite che riprende, attenzione, gioca i campi, mette dentro per Renata. Chiude tutto Gabbi che sta disputando una partita fantastica. E allora riparte il Cagliari che è molto molto pericoloso. Ma c'è Pamelona Presto. E qui ci vuole l'ammonizione perché è stata fermata in modo molto 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 scorretto. Mano. Le tante campionesse in campo. Adesso è Maite, viene sdraiata. Ma è incredibile, questo è più di un'ammonizione. Ogni fallo della Ternana è un cartellino. Dà una palla al Malta Peñalvel, attenzione il capitano Cuccu, prova, palo,
palo incredibile, si è salvata la Ternana. Renata vuole calciare, si sposta la palla, poi è Brandolini che calcia. Difesa sbagliata, attenzione Gabbi. Può ripartire, attenzione la Ternana con Mari Camasci. Con Mari Camascia c'era molto probabilmente un fallo. 1-2, attenzione, ci arriva Marta, poi ruba palla Renata, per fortuna, perché stava arrivando a Capitan Cucu. Santos serve Renata, Renata nello stretto, viene raddoppiata e chiusa. Recupera palla un'altra volta la brasiliana, sul rilancio di Corria, spedalata di Renata, viene chiusa. Adesso è Renata che prova a rubare palla, se ne smarca due, mette dentro, è il 3-3. È Santos, la ex, che molto educatamente non esulta. Rimesso in piedi la Ternana questo primo tempo, che tra luci e ombre, perché poi non è che avesse fatto così male, il problema è stato quinto fallo. Minuto al termine, 3-3 il risultato, Ternana in bonus coi falli. Fallo laterale per la Ternana, e Santos prova il tiro, attenzione sulla ribattuta, rete! È Renata che ribalta a 16 secondi dal termine lo svantaggio di 2-0. Pazza Ternana, che veramente aveva iniziato come peggio non poteva. La Presta ha davvero fatto un'ottima partita, attenzione Renata, sbuccia la palla, attenzione, bellissima giocata, ripalla dentro, attenzione, tiro, botta, viene anticipata e fallo, giustissimo. Allora va Renata in centro, punta, scarta una giocatrice del Cagliari, poi da Coppari, prova a mettere dentro Ludovica, davvero intelligente, e allora riparte Marta Peñarvel per il Cagliari, poi tira, incredibile autogol. Maide vuole la palla dentro, non si accorge che Ludovica Coppari non ci sta. Adesso Renata, attenzione, il genio della lampada ed è gol. Grandissima giocata di Renata ed è Ludovica Coppari che mette dentro la palla. Gabbi chiude tutto, Pamela Presto, vogliono l'ammonizione ma assolutamente non c'è, rosso per Pamela Presto, incredibile fallo laterale, vuole la palla lunga benissimo così, attenzione Renata, no, sbaglia il pallonetto e allora addirittura 4-2, attenzione, chiude tutto Mari Camascia. Gabbi che ferma tutto, Manta Peñarvel prova il tiro, para Mari Camascia, prova a rubare palla e tenere palla Ludovica, vai Ludovica da sola, bello su Maide, attenzione, prova il tiro, paratissima Margio, ruba palla, attenzione Santos, e questa allora dovrebbe essere anche ammonizione, anche questa Renata, attenzione Renata vuole il tiro, Giuliana Bisognin tira, Renata punta, se ne va, ancora Renata vuole mettere in mezzo, non ci riesce per un non nulla, resiste Santos, mette dentro, attenzione fuori, incredibile, fuori, palla strozzata da parte della giocatrice del Cagliari, ma ha preso bene in contropiede, questa è ammonizione, palo incredibile di Santos da 2 centimetri, si gira sola contro tutti, la vuole mettere in mezzo, attenzione tiro sbagliato però di pochissimo, calcio lungo di Mari Camascia, bellissimo, attenzione signori, parata, che parata incredibile, non ce n'è davvero possibilità qui, palla dentro per Nega, 1-2 adesso, si gira Santos, vuole involare. Grande giocata di Nega, poi prova il tiro,
apre per Giuliana Bisognin, Taina Santos, ruba palla Nega, attenzione, tunnel, e adesso è Renata che prova, no, incredibile, riparte il Cagliari, attenzione, riparte il Cagliari, a Gabbi, ferma tutto Renata, come non mai, e poi è Maide che fa una magia, la deve dare a Nega, ci prova. Prova dentro, attenzione, Marta Pignavella, attenzione, finisce in mano a Mari Camascio. E allora prova a ripartire con Ludovica Coppari. Attenzione, attaccata alle spalle Ludovica Coppari da Cucù, prova il tiro Cucù. Grande parata di Mari Camascio. Attenzione, tiro, grande parata di Corrias. Tiro di Maide, ma grande parata di Corrias. Bonus, attenzione, Renata. Renata conclude debolmente. Ancora in avanti, bellissima palla. Non ci credo. Ancora dentro ed è rete. E questa volta chiudiamo le valigie, perché a 3 minuti dal termine la Ternana va meritatamente sul doppio vantaggio. Alla lunga per Renata. La stoppa. La stoppa. Vuole Santos. Va Santos. E addirittura tripletta. E signori, allora chiudiamo davvero le valigie, perché parte l'aereo 7-4. Attenzione Renata, mette in mezzo. Grande giocata di Ludovica Coppari, vuole il tiro, parata di Corrias, ancora Renata se ne va alla prima, se ne va alla seconda, ha tutto davanti, serve a Nega, e adesso il gol di Brandolini. E allora signori e signori, vi auguro un buon pomeriggio, perché la partita è davvero virtualmente chiusa. E allora dal palaggiotto di Sinnai è tutto, la Ternana batte il Cagliari per 8-4 con una fantastica prestazione. Ci rivediamo per la prossima domenica, la sfida degli dèi, quella tra Olympus e Ternana. È tutto, a voi lo studio da Cagliari. Insieme a voi, dentro questo stadio, la domenica, emozioni ogni volta che lei scende in campo e dalla curva si alzano bandiere e tutto è rosso verde. Noi siamo la Ternana, quelli come noi, orgoglio di questa città.